Barone Vassallo, siamo all'11 aprile 2024. Vado di corsa a leggervi la notizia, poi la commenteremo assieme. Allora, la morte di un ingegnere Apple a bordo di una Tesla con autopilot attivo. Il signor Elon Maschiucolo sceglie il patteggiamento a un giorno dal processo. Ascoltate bene la storia. Walter Wang nel 2018 è morto in un incidente mentre l'autopilot era attivo. La società, in un momento economico attuale difficile, molto difficile, trova l'accordo per non andare a processo. Il giorno prima dell'inizio del processo, Tesla ha scelto il patteggiamento. I fatti che erano stati portati in tribunale risalgono al marzo 2018, quando Walter Wang, un ingegnere di Apple, mentre percorreva la Route 101, un'autostrada della San Francisco Bay Area, a circa 110 km all'ora, era andato a sbattere sulle barriere di cemento a bordo della strada, perdendo la vita. La sua auto era una Tesla Model X e viaggiava con l'autopilot attivato, il software per la guida autonoma, sviluppato dalla stessa società e integrato su tutte le sue autovetture. La decisione di non arrivare a giudizio, scegliendo un accordo preventivo, è in effetti stata una sorpresa, in quanto nel 2022 il signor Elon Maschiucolo era stato netto sul tema e in un post di allora di Twitter aveva detto e scritto: "Non patteggeremo mai su un caso ingiusto contro di noi, anche se probabilmente dovessimo perdere. Noi vi comunichiamo che la nostra linea di azienda sarebbe rimasta sulla sua posizione." Quanto deciso martedì 9 aprile dalla sua casa automobilistica sembra dunque rappresentare un cambio di polis evidente. Ma cosa è cambiato da allora? Tesla sta vivendo un periodo complesso, con la saturazione del mercato dei veicoli elettrici di lusso e la sempre più agguerrita concorrenza di quegli cinesi, compatti e spesso molto più economici ed efficienti, che stanno mettendo a dura prova le sue entrate. Da inizio anno la società ha perso 274 miliardi di dollari in borsa, un terzo del suo valore, con un calo delle vendite del 10%. Neanche l'abbassamento dei prezzi dei veicoli ha impedito la perdita del primato di vendite contro la cinese BYD. Tesla poi sembra almeno al momento aver rimandato l'uscita dell'utilitaria Model 2, un modello che era molto atteso dai consumatori, così come dagli azionisti, concentrandosi invece sul lancio di un nuovo servizio inedito. Musk ha annunciato che i suoi primi robotaxi, veicoli compatti e senza conducenti, saranno sul mercato l'8 agosto. Naturalmente poi qui c'è tutta la storiellina perché vi spiego esattamente com'è stata questa ultima notizia su Tesla. Allora, riflettiamo un po' su questa ultima notizia. Dunque, partiamo da un presupposto. Abbiamo visto, come spesso lo dice anche Carlo Negri, che non tutti gli ingegneri sono persone intelligenti. Magari esistono ingegneri che sanno far bene il proprio lavoro, ma a parte delle capacità settoriali, sul resto non capiscono un cazzo. E questo è l'esempio di questo ingegnere che ha perso la vita con l'autopilot della Tesla.
Punto secondo, Tesla era questo colosso che è stato 20 anni dal 2009 al dal 2009 al 2019 in perdita, e è stata qualche anno inattivo. Attualmente è tornata a perdere il 33% del suo valore in borsa, e naturalmente non ne parliamo delle vendite. La bolla è scoppiata, la bolla è finita, probabilmente sì. Pensate anche soltanto alla notizia che Apple ha chiuso tutti gli investimenti sull'auto elettrica che stava mettendo a punto. Tesla ha una grande forza in sé. Sapete chi è la forza di Tesla? Sono i Tesla idioti. I Tesla idioti sono praticamente dappertutto, sono quelli che difendono a spada tratta Tesla. Ad esempio, questo articolo che vi ho letto poco fa non lo trovate sul web, o perlomeno se non avete l'abbonamento a qualche rivista non potete leggerlo. Io mi sono davvero prodigato per riuscire a leggerlo, grazie a un amico che ringrazio sempre, che mi ha mandato il link esatto di un giornale su cui è abbonato. Quindi Tesla è ormai alla berlina, con le spalle al muro. Consiglio a chi ha le azioni Tesla di toglierle, perché avete già perso il 33% e ne perderà ancora. L'auto elettrica finalmente ha svelato tutte le sue caratteristiche. L'auto elettrica è pericolosa, l'auto elettrica è inutile, l'auto elettrica è inutilizzabile, e soprattutto l'auto elettrica è pericolosissima. Si può morire perché impazzisce l'autopilot Tesla, si può morire perché c'è un cortocircuito delle batterie. Ci sono immagini di persone che mettono a caricare la loro auto elettrica in un giorno di pioggia e per una occasione sfortunata prendono la scossa e rimangono a terra. Potete vederlo in dei video girati su internet. E allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è il normale evolversi delle situazioni. Dove c'è una truffa, dove c'è un imbroglio, dove c'è quello che è praticamente successo dal 2020 a oggi. Quello che è successo con la falsemia. Quando avviene questo, prima o poi, come diceva mia nonna, la pera, quando è matura, casca da sé. Io aggiungerei, quando gli imbrogli sono così palesi, sta a noi dover spingere perché finiscano il prima possibile. Quindi, parola d'ordine è: facciamo tornare la realtà a quello che è giusto e torniamo a vivere. Ci vediamo domani, ragazzi.